Gentili amici di Venezia Laguna Nostra, nuovo intervento per quanto riguarda il nostro blog qui in Fondamenta Arzere, esattamente ad un ponte dalla zona di Santa Marta, dove siamo ritornati a distanza di 100 giorni dalla testimonianza e dalla pratica pubblica che abbiamo inoltrato al prefetto di Venezia per quanto riguarda alcune situazioni di degrado e peggio che stanno capitando appunto qui in questa bellissima zona rinomata del centro storico di Venezia. Situazioni che riguardano furti all'interno dei natanti, situazioni che riguardavano poi anche purtroppo piccoli vandalismi anche abbastanza gravi che toccavano poi gli stessi teloni e gli stessi motori appunto di queste imbarcazioni qui ormeggiate e appunto quindi siamo qui ritornati a distanza di 100 giorni per vedere se la situazione purtroppo, dobbiamo dirlo, era migliorata, ma non è assolutamente così. La situazione, la condizione che stanno vivendo questi abitanti sta continuando, tanto che alcuni veneziani della zona pochi giorni fa hanno voluto segnalarci ancora una volta al nostro blog questa problematica che appunto non si è interrotta e con difficoltà davvero enormi, soprattutto per le persone che hanno qui appunto le imbarcazioni ormeggiate. Siamo quindi venuti in questo canale, davanti a questo canale, e abbiamo avuto la possibilità anche di osservare un'altra problematica che riguarda l'occupazione delle rive, non ovviamente da parte dei natanti che sono regolarmente posteggiati con tanto di licenza, ma per quanto riguarda ad esempio, amici, questa pallina che potete osservare di fronte a voi, che fa parte di una riva pubblica e che è generalmente così occupata da un'imbarcazione che purtroppo non posso far vedere perché è regolarmente targata e anche con digiture dell'azienda alla quale appunto questa barca fa riferimento, che viene praticamente ormeggiata spesso in questo punto, occupando appunto queste due palline, come potete osservare, che poi sono state così scritte, sono state dotate di questa segnalazione che appunto questa è una riva pubblica e che deve essere libera. Purtroppo l'imbarcazione, come ci informano qui i cittadini, è regolarmente parcheggiata ed ormeggiata sia di notte che di giorno, diciamo viene utilizzata ma poi ritorna in questo punto occupando questa riva pubblica e occupando lo scarico o il carico delle altre imbarcazioni, come abbiamo potuto osservare all'inizio di questo filmato quando abbiamo visto passare un altro topo, così chiamato, che doveva ormeggiarsi ma ha trovato questa imbarcazione ed è dovuto quindi andare da un'altra parte per scaricare la propria merce. Da una parte quindi abbiamo questa situazione diciamo di ormeggi di rive pubbliche, cari amici, di questa imbarcazione che potete osservare con questo tappetino blu in prua, ovviamente che non possiamo far vedere perché praticamente marchiata a fuoco, quindi si capirebbe benissimo la società e l'azienda che ne è proprietaria, e dall'altra parte continuano purtroppo questi piccoli vandalismi che sono iniziati oramai da 7-8 mesi, che riguardano le imbarcazioni e dove appunto questi cittadini hanno fatto anche un protocollo, come potete osservare, sia al Comune di Venezia, al Commissariato e al Comando di Polizia Municipale, con tanto di firme allegate, dove appunto si richiedeva la possibilità, ecco qui, giriamo un attimo la pagina, la possibilità a seguito degli atti vandalici, di apporre una videosorveglianza nei luoghi indicati, che potesse appunto consentire un controllo alle competenti autorità che dovrebbero gestire questa situazione. Chiediamo quindi al prefetto di Venezia, a distanza di 100 giorni, se abbiamo delle novità sia per questa pratica che i cittadini hanno voluto darci come blog, sia per la nostra di Venezia Laguna Nostra, che abbiamo poi protocollato dopo 20 giorni
verso la fine di marzo, inizio di aprile, con la richiesta appunto di telecamere, di installazione di telecamere, che poi, cari amici di Venezia Laguna Nostra, sarebbero in parte anche così sostenute nella spesa da parte degli stessi cittadini, che sono d'accordo per così mettere mano al loro portafoglio ed installare queste telecamere di video sorveglianza. Quindi una buona notizia. Ad esempio, come dicono loro, con un piccolo aumento di 10 euro all'anno per quanto riguarda il canone di tutte le imbarcazioni che sono qui in fondamenta Arzare parcheggiate, un aumento che potrebbe poi coprire questa spesa di installazione per preservare non solo le imbarcazioni ormeggiate, ma anche il luogo bellissimo che da circa 10 anni si è rinomato, è stato anche restaurato e quindi è degno di attenzione da parte delle istituzioni cittadine. Per il momento, amici, è tutto. Allora, con questa situazione faremo un sollecito al prefetto per chiedere come pratica dei cittadini, come pratica del blog, a che punto siamo arrivati. Testimonieremo il fatto che questa riva, come potete osservare, è generalmente occupata purtroppo da questa imbarcazione da circa una quarantina di giorni e più, che va avanti questa condizione, occupando questa riva pubblica che, come possiamo osservare, è stata dotata di questa scritta, ma purtroppo che non viene rispettata, anche perché siamo in una riva pubblica che dovrebbe essere comunque sempre sgombra. Per il momento, amici, è tutto. Con questi concittadini che hanno voluto fornirci questa questione e con questa testimonianza, Tello Aquilotto in Laguna, il blog di Venezia Laguna Nostra. Venezia!